Oggi, 28 ottobre 2022, è l'anniversario, cioè il centesimo anniversario dell'infausta Marcia su Roma del 1922, che ha significato per il nostro paese poi un periodo gravissimo di privazione di libertà e quindi successivamente una serie di provvedimenti, non solo liberticidi, basta pensare alle leggi razziali e la Seconda Guerra Mondiale con le rovine conseguite. Oggi l'Istituto Storico della Resistenza della Spezia festeggia il 50° anniversario della sua fondazione e lo fa non con una manifestazione ma con la presentazione di due libri che sono esattamente questi: Antonio Borgatti, Anni clandestini, e Ettore Carozzo, antifascista popolare, editore dei Fuoriusciti in Francia. Questi due libri che trattano due vite completamente diverse, quella di un comunista Antonio Borgatti e quella di un cattolico Ettore Carozzo, ci invitano a meditare, a riflettere e a ricordare. Quanto è importante ricordare due figure antifasciste come quelle di cui si parla oggi, che provengono tra l'altro da due sponde diverse? Ma è importante sempre perché la memoria va curata, va custodita e va curata soprattutto perché materiale rappresenta un materiale prezioso per costruire il futuro. E purtroppo gli episodi di cui si parla nella presentazione di questi due personaggi oggi hanno a che fare con un tempo molto lontano, ma è un tempo in cui i comportamenti politici erano fortemente ispirati a delle passioni, a delle motivazioni, a delle ispirazioni molto profonde rispetto a una politica dell'hic et nunc come quella che viviamo in questi tempi. E bisogna recuperare la dimensione della spiritualità, che è una nozione più larga rispetto alla dimensione religiosa soltanto. C'è la necessità di dare un'ulteriorità all'impegno politico oggi, di dare un senso, di dare un orizzonte, di dare una prospettiva, di dare un futuro. E questi personaggi sono stati dei giganti nel loro tempo, hanno fatto delle scelte di disubbidienza pur di essere fedeli alla loro coscienza.